Whatay a tutti ciurma e benvenuti Raggi Green in questo nuovissimo e forse ultimo episodio su House of Ashes. Come al solito ragazzi vi ricordo che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale per questa serie, per cui come sempre se volete potete lasciare un bel pollice in su. Vediamo se riusciamo a raggiungere anche quest'oggi i 50 like. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi. Allora, perché dico forse ultimo? Perché qualcuno di voi appunto nello scorso episodio mi ha scritto che appunto molto probabilmente il prossimo video sarebbe stato l'ultimo di questa serie. Forse dovrebbe mancare più di un'ora, quindi non so effettivamente se riuscirò a finirlo quest'oggi. In ogni caso vediamo. Ah, e un'altra piccola parentesi ragazzi, io vi chiedo veramente scusa se magari a volte le registrazioni dei giochi non sembrano fluide o hanno qualche problema coi frame eccetera, però purtroppo sto usando un altro programma di registrazione perché quello che usavo prima mi sa che va un pochettino in conflitto perlomeno con questo gioco qua, quindi sono stata costretta ad usarne un altro e quest'altro programma a volte registra un po' a cazzo le cane, nel senso registra quanti frame vuole lui nonostante io gli abbia detto di registrare a 60, quindi io vi chiedo scusa per questo inconveniente, ma spero ragazzi che l'importante comunque appunto sia giocare, per cui io non perderei più tempo, andrei appunto a continuare e vediamo che cosa ci aspetta oggi, perché la volta scorsa con Salim e l'altro tizio, come si chiamava, Jason forse, siamo arrivati in un posto assolutamente del tipo what the fuck, cioè un posto assurdo ragazzi, la tana delle creature e sembra veramente essere un posto alieno. Qualcun altro di voi ha anche giustamente pensato ad Alien ragazzi, della stessa cosa che ho pensato io la scorsa volta effettivamente, perché cioè il posto in effetti sembra un posto alieno, cioè sembra ci serve un piano di costruzione aliena. Fottiamo ragazzi quei bastardi e andiamocene. Bel piano. Semplicissimo. Sergente Kay, che cosa ci resta? Vediamo, 8 caricatori di 5,56 FMG, 3 esplosivi da 40 mm, un paio di pistole da 9 mm, 4 caricatori in tutto, li faremo bastare. Siamo un po' nella merda, come al solito. E 2 granate al fosforo. Oh, le famose granate al fosforo. No, è un panetto di composizione C4. Ok. Beh, e la torcia UV? È malmessa, ma la riparo. Un minuto. Speriamo. Nel complesso non basta. Sta torcia non ha fatto altro che cadere. Abbiamo anche questa. Ah vabbè dai. È vecchia, inaffidabile. Ok, quella vecchia. Dovremmo accontentarci. Le micce sono andate, ma possiamo innescarla con il C4, sperando che faccia ancora danni. I vampiri provengono da quei bozzoli. Quanti ce n'erano in quella grotta? Sì, migliaia, purtroppo sì, Salim. Li facciamo esplodere. Ne bruciamo più che possiamo e ce ne torniamo in superficie. Che ne pensi, sergente? Urrà! Detta così sembra facilissima, ma temo che non sarà così semplice. Non gli lascerò portare una pistola. Ormai la situazione è cambiata. Ora combatteremo uniti. Sì. Noi e Salim anche siamo diventati amici. I nostri esploratori sono stati qui. Perlustriamo la zona prima di proseguire. Sono d'accordo. Diamo un'occhiatina in giro. Già riparata? Ammazza. Fatto. Sei un mago, zio. Sei proprio un mago. Complimenti. Allora, perlustriamo la stanza. Stiamo impersonando Rachel in questo esatto momento e parliamo. Coraggio, ti aiuto. Oddio. Non serve. L'ho fatto altre volte. E io ho imparato a fare da solo. Ah, oddio, ci rimettono di nuovo in questa grandissima situazione di merda fra Rachel e Eric. Non lo so, cioè istintivamente viene da dire mi dispiace. Mi dispiace. Rach, aspetta. Scusami. Sei sempre stata più brava di me con questo. Se hai bisogno, ci sono. Che palle, ragazzi, cioè, che brutta cosa, dai. Allora, quella fra di loro veramente è una grandissima situazione di cacca pupù, eh. Allora, prima di parlare con lui analizziamo i vari oggetti che sono qua intorno. E questo sembrerebbe essere una sorta di spartito.
Che dice? Mentre continua a scoprire dettagli sulla lingua musicale di queste creature, addirittura hanno una lingua musicale, la mia mente si domanda come siano arrivate qui. Hanno solcato i cieli nell'era dei dinosauri? Il loro grande impero dominava la terra mentre noi eravamo ancora dei primati appesi ai rami degli alberi? Ora sono morte, la loro forma corporea appare simile alla nostra, ma ogni altro aspetto è del tutto alieno rispetto alla vita che conosciamo. Il pannello mostra quella che sembra essere una costellazione, la balena, vista dal nostro pianeta. Forse sono atterrate qui dopo aver attraversato lo spazio profondo, che stessero cercando di tornare a casa. E qui i ragazzi ci buttano lì quello che abbiamo pensato un po' tutti. Quindi sono una forma di vita aliena. Quello che sto tizio ha ipotizzato è: forse sono atterrate qui dopo aver attraversato lo spazio profondo. Interessante teoria. Beh, perché comunque è una sorta di spiegazione. Ehi, qui. Aspettate. La spiegazione ci dovrebbe sta, porca miseria, eh. Vabbè, qui abbiamo la tavoletta. Ne ho mancate di tavolette, raga. Porca vacca. Aspetta, Selim, che fra un attimo arrivo da te. Sei sicuro funzioneranno? Sicuro. La storia tra te, me e... Dimenticala. Ma dico solo che... No. Libera la mente da tutto ciò che non è la missione. Solo così sopravvivremo. È il momento di concentrarsi su altro. Se ci facciamo distrarre... poi è un guaio. Allora, io scommetto che parlando con Selim si prosegue. Esatto, quindi prima di fare questo analizziamo l'altro paio di cose che stanno qua in giro. Dovrebbero essere un altro paio, vediamo un po'. Quindi allora, quindi alla gentile dovrebbe essere cortese attenzione di Pullman. Nuove attrezzature richieste: picconi, fune, casse di compensamento, lampada d'arco, palanchini, maschere antigas. A chiunque trovi questo messaggio. Tutto solo per queste tavolette. Perdonatemi, ho sabotato la dinamite per impedire ai miei colleghi di interrompere ogni contatto tra il tempio e il resto del mondo. Lady Bradshaw ha avuto ragione a portarmi qui. Queste creature sono la chiave per un potere illimitato. Nascondono segreti che permetterebbero all'umanità di viaggiare tra le galassie, addirittura. Forse persino di ottenere l'immortalità. Che? Vi prego di proteggere queste rovine e non giudicatemi con odio per ciò che ho fatto. Io agisco solo al servizio del futuro. Addirittura al potere per l'immortalità, a farci viaggiare attraverso lo spazio. È tutto alquanto... What? Cioè, che stiamo a parlare, vermi un attimo. Che cosa non darei per rivedere il sole? Quello è una birra fresca. Brava Rich, ha capito la tutto. La storia tra te e Nick ora è pubblica, vero? Beh, a quanto pare è meglio così. Comunque, in ogni caso, i segreti logorano. Eh già. Dopo che abbiamo fatto sapere i cazzi nostri a tutti, dovrebbe essere meglio, però. Vabbè, esaminiamo. Qui ci sono altre informazioni. Stanno arrivando. Non possiamo più uscire. Arrivano. Deve finire qui con illegibile. Se avrò tempo userò i miei ultimi istanti per dettare questo diario su. Tra l'altro dovrebbe piacere, può servire avvertimento a chiunque. Oh Gesù. Le ossa di questo tempio sono insanguinate. Abbiamo messo piede su una riva sconosciuta e risvegliato un male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili. Per millenni abbiamo vissuto come bambini, ignari degli orrori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Temo di non farcela, ma non posso esimermi. Sigillerò questo luogo per sempre, per tutta l'umanità. Mary, mi dispiace. Oh Gesù, Giuseppe, pure Maria. Roba seria, signori, roba seria. Roba seria. Quindi c'è... Nessuno è sopravvissuto. Sembrerebbe di no. Il punto è che uno diceva: no, non permetterò che questo posto non sia più accessibile all'umanità. L'altro ha detto: no, devo sigillare questo posto al resto dell'umanità. Cioè, ovviamente, ragazzi, le visioni
delle cose sono sempre differenti, ovviamente. Ciclo vitale delle creature. Caccia la vittima. Introduzione del parassita. Chissà perché mi ricorda qualcosa. Gestazione del parassita. Morte dell'ospite. Sopravvento del parassita. Si tratta quindi sempre, insomma, di quest'idea di parassita. Perché devono sempre associare una forma di vita aliena ai parassiti? Che guarda caso si devono annidare dentro il tuo corpo e poi ti uccido. Vabbè. Comunque, penso di aver analizzato tutto. Parliamo un attimo con Salim e vediamo cosa ha trovato. Oh, sta cantando. Wow. Oddio, che c'è? Stai bene? Non credo, non credo. Sembra si stia per sentire male. Ma che c'entra questo con la musica? Hanno un significato. È una lingua basata su accordi, scale musicali, suoni. Mary era una pianista. L'ha decifrata. Ha capito che i simboli rappresentano le stelle. Lo vedi? Cetus. La balena. Ma è stato tanto lontano dal cielo. È un mistero. Secondo il diario, il dispositivo riproduce un'unica scala di suoni. Ma Mary lo studiava da sola. Penso ce ne sia un'altra. Mi dovrai aiutare. Che posso fare? Questa plancia è troppo grande per usarla da soli. Dimmi cosa devo fare, Salim, e io lo farò. Salim è una mente, ragazzi. È incredibile quest'uomo. Incredibile che usino una sorta di linguaggio delle stelle. Appunto qua sotto, sottoterra, ragazzi. Non so se sto facendo bene o sto facendo male. Ok, quando si muove lui, poi ci muoviamo noi. Proviamo. Oh, stiamo andando bene, Salim. Ok. Ammazza, che cosa figa però, regà. Teneva che queste creature fossero pacifiche. Comunicavano usando la musica. Loro provavano emozioni. Davvero? Poi avvenne una tragedia. Il loro impero tramontò. La musica si interruppe e tra loro scoppiò la violenza. Cosa li colpì? Un'epidemia, la follia. Cosa li tramutò da architetti in assassini? Qualunque cosa fosse li corruppe. Okay. Ora sono creature malvagie, animali, corpi morti, senza prede da uccidere, per cui dormirono in attesa. Ma che sta facendo? Che c'ha? Del nostro arrivo. Ok, quindi inizialmente non erano malvagie. Che è? Oh. Che è? Non mi dica che è stata parassitata. No, non Rachel. Me lo di, dai. Rachel. Oddio, che devi fare con quella? Oh. Che devi fare? Rachel. Ma che cazzo succede? Rachel. Oh. Rachel, guardami. No, dai, non me lo di. È infetta. No. È dentro di lei. Ma ho sbagliato io qualcosa. No, dai, pure lei. Dai, regà.
così che sono arrivati. Rachel, che cazzo fai? Che cosa fai? Fermate, no, 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 non lo farai, no, non lo farai, no, 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 non so così stronza, no, 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 perché se buca quella cosa è un guaio, no. Oh, nessuno che ha provato a fermarla, lanciarglisi addosso. Ma povera regà, dai, mi dispiace. Vengono dallo spazio. Non è casa loro. È un'arca. Ma qualcosa sta diventando una di loro! E che fa? Minchia, raga, mi dispiace, cazzo, davvero! Ti prego, Rachel, devi resistere! Mi sta uccidendo! Le evito sofferenze. Dio, tenetela dai. Ferma, cazzo! Possiamo salvarla! Ci sarà e un modo, come? Non possiamo perderla! È l'unico modo. Tienila ferma. No, dai, no, 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 no. Non farlo, no, no, raga. Non me fate decidere ste cose. Magari c'è un modo per estrarre sto cazzo di parassita. In qualche... non lo so. No, cioè non voglio che muoia pure lei. Ho fatto già abbastanza errori. Non farlo, no, te prego. Te prego. Ti prego. Io devo eliminarti. Sono io, dai. Cerchiamo di restare su sto coso, ma... sono io, Jason. Ti prego. Ma si può evitare? In qualche modo si può fare qualcosa. No, dai. Dai, raga. Perché non l'hai fatto? Ci sto rimane di merda di nuovo. Un attimo, posso dire una cosa? Cazzo, dilla e basta! Forse c'è un modo, il liquido nei bozzoli. E beh? Merda, mi sa che so cosa hai in mente. Di che parla? Un fluido tiene viva la carne, ma blocca l'invecchiamento. E tu come fai a saperlo? L'abbiamo visto. Un uomo coperto da liquido doveva essere morto, ma era vivo. Lo ha mantenuto vivo. Se ci immergiamo Rachel, potremmo salvarla. Ma sei serio? È folle, non sappiamo che può accadere. Potrebbe impedire che si trasformi. Il bozzolo la proteggerà mentre cerchiamo aiuto. È l'unica speranza. Fermi, fermi, allora. L'idea non è così sbagliata. Quello che mi chiedo però, cioè sto coso la sta mangiando dall'interno. Cioè com'è possibile che il liquido esterno blocchi sto processo? Non lo sappiamo effettivamente se è così, però io voglio dargli fiducia, ragazzi. Voglio dargli fiducia a Salim perché penso sia il mio personaggio preferito. L'unico veramente che ha usato sempre la testa, è stato una brava persona. Ti voglio dar fiducia. Fallo e basta, fallo. Facciamolo. Voglio solo salvarmi. Proviamoci almeno. Almeno possiamo dire di aver provato. Che palle, regà. Questo ci mancava. Oddio. Oh! No, ti prego, resisti, ti prego. Non c'è tempo. Possiamo bruciare l'infezione? Sì, sta morendo. Come? Ah! Oddio! Oh! Cristo! Cristo, che schifo! Uccidete qualcosa! Oddio! Era dentro di me! Voglio uccidere quel bastardo! Fermati! Madonna, che schifo! Il concetto di per sé ricorda molto Alien, ragazzi. E io non so se veramente si saranno ispirati in qualche modo alla cosa. Però almeno è riuscita a espellerlo. Non ho capito come sia possibile che con la luce mandata dall'esterno sto coso se ne sia uscito. Non lo so. Vabbè, fatto sta che ha funzionato. Uccidi il parassita, eh. Una parola a trovarlo, il parassita.
dove si sarà ficcato. Ok. Non mi fate più altri colpi, perché è già stato abbastanza schifoso quello che abbiamo visto. Mamma mia, che senso, regà. Che cosa disgustosa, cazzarola. E qua dentro? Ok, la torcia non me la fa muovere, ragazzi, quindi non è manco qua dentro. Proviamo qua. Non è che devo premere altro? No, non mi fa fare niente. Aspettate, allora. Fatemi vedere, perché non voglio mancarne nessuno di sti buchi. Li posso esaminare praticamente tutti. Pure qua non c'è una ceppa. Oddio, tu c'hai il coraggio di toccarlo! Che schifo! Che schifo, raga! Fatemi vedere. Piantato nel corpo di Rachel da una delle creature, la sua esistenza dimostra ristretta di esseri non morti, controllati da una forma di vita parassitaria. Dio santo, che schifo! Che schifo! Bruciatelo, sparategli! Disintegratelo, fate qualsiasi cosa! E qua mo so cazzi, nel vero senso del termine. Vedi quello che vedo io? Su migliaia. Quegli ammassi sono montagne di bozzoli. Saranno migliaia. Se noi li facciamo esplodere, bruceranno. Spero tu abbia ragione, Salim. Porca miseria. Si schiudono. E mo. Dobbiamo muoverci. Mo sì che incominciano i problemi, ragazzi. Ok, ascoltate. Finora è stata dura. Abbiamo perso dei compagni. Ma questa è l'occasione per vendicarci di tutto. Piazzeremo su quei cumuli tutte le nostre cariche e poi le faremo esplodere da remoto. Appena saranno saltate, ci fionderemo fuori. Ma come usciamo? Non sappiamo come uscire. Oltre a friggere qualcuno dei vampiri, creeremo un diversivo. E se moriamo, almeno portiamo con noi qualcuno di questi bastardi. Ok, chi andrà a piazzare la dinamite? Chi è l'esperto delle cariche? Vado io. Sei pazzo, andremo insieme. No, più si è, più è probabile che si venga scoperti. Prendi il detonatore, se non torno indietro. Nick! Se io non torno, fai saltare le cariche. Ma non anticipare troppo i tempi. Per tutto il tragitto, resta in contatto radio. E se la radio non prende? Lancio un razzo. Lo vedete? E premete il detonatore. Fa presto. E attenzione. Hai capito? Non gliel'ha data la luce, perché no? Poteva essere... Poteva essere una buona arma, diciamo, se ne dovesse incrociare qualcuno. Ok. Mamma mia, raga. Che è successo? Prevedo. Oh. Posso esaminare? Ma che cos'è? Valla capì. Possiamo capire poco e niente di quello che vediamo. Non capisco. Cosa non capisci, Salim? Parla. Ah, è bellissima sta cosa. Laggiù, ne ha davanti uno, a sinistra. Nick, alcuni bozzoli si stanno schiudendo, devi muoverti in fretta. Dov'è Nick? Dov'è? L'ho perso, cazzo.
ammazzato. Passo. Sì, ma questi si aprono, questi si schiudono, questi te scoprono. Devo stare più attento. Destra o sinistra? A destra. Avanti. Oddio. Oddio no. Oddio no. Oddio no, regà, no, 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 no. No, vabbè, dai. Oddio, regà, no, se non muore Nick, no. Non voglio che muoia nessun altro. Piano e attenzione. Concentrazione. Cerchiamo di non fare cagate adesso, perché non voglio che muoia qualcun altro. Ancora. Cazzarola, Nick, stai fermo, te prego. Fermo e immobile. Aiuto. Io non so, regà. Non è facile, cioè non è facile questa cosa. Non è per niente bella sta situazione. Tra l'altro è seguito da quell'altro, cioè. Ma ce n'era uno lì. Tioso dappertutto. Oddio. Che sta troppo sciocco. Le cose si mettono male laggiù, fratello. Perché non lasci perdere le altre cariche e torni indietro? Guarda, guarda. Il bersaglio grosso. È troppo lontano. No, cioè, come fai? Maledizione. Come possono farmi scegliere una cosa del genere? Ovviamente uno dovrebbe andarci a piazzare una carica là sotto. Ma è lontano. E parecchi di sti cosi sono qua in giro. È troppo lontano, regà. E ci abbiamo pure le calcagna quell'altro coso. Cioè, secondo me, farlo avanzare adesso significa farlo morire. Poi magari mi sbaglio. Quindi, o magari farlo ritirare. Tanto, regà, veramente in sto gioco qualsiasi scelta uno faccia può significare fare una cazzata. L'abbiamo già testato, quindi non lo so. Però non possiamo, cioè abbiamo detto uccidiamone il più possibile. Avanziamo, magari riusciamo a scamparla. Io ci provo. Sicuramente ho fatto una cazzata, raga. Lo so, lo so. È fin troppo facile. Madonna santa. Che c'è? Sono in troppi. Hai spacciato. No, non me lo dire, salite, te prego. Santo cielo. Aspetta. Che senso ha? No, 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 avvertilo, avvertilo. Non può più salvarsi. Vabbè, non è mai detta l'ultima parola. Avvertilo, dai. Ehi, che vedete da lassù? Che so cazzi amari. Sai che non può farcela. Ma non è detto, dai. Non è detta l'ultima parola, Salim. Oddio. Voglio poter sperare che si possa salvare. Diglielo, diglielo. Se ne andrà senza sentire nulla. Dai, ma fatemi scegliere. Via libera. Tutto ok. Ma perché? Ma perché non mi hanno fatto scegliere se dirglielo o no? Perché? Dai, regà. Non ci sto a credere. Non capisco perché non farmi scegliere. Non capisco perché. Che muore.
minuto, magari ce la può fare, dai. Voglio pensare di sì. Piuttosto ammazzatevi fra di voi, per favore, ma me lasciatemi lavorare in santa pace. E poi me ne devo andare, che c'è un appuntamento alle 7 di stasera per un aperitivo. Oddio, 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 oddio. Che raga, come fanno a non sentirlo? Forse stanno facendo troppo casino fra di loro per accorgersene, però... mi sa che Salim ha ragione. Cariche piazzate. Te no! Non vedi che già sto nella merda, fratello! Dai, raga, ma porca miseria! A morire, mannaggia a me! Rispondimi, cazzo! Andiamo, fratello, fatti sentire. Mi dispiace. Eric, non fa lo stronzo, eh! È vivo. Nick, conferma la posizione. Oddio, vivo. Angolo 320. Ma... sono ferito. Aiuto. Aperto. No, dai, no, no, no! No, dai, che si è salvato dall'esplosione, ma volevo ammazzare sto stronzo! Resisti, sergente, stiamo arrivando. No, dai, no! No! Ti prego, ti prego! E mollami, figlio della grandissima! Correte, ragazzi, correte! Cazzo! Vabbè, sta cosa non funziona più, a fanculo, va! Sono
Sono senza parole, ragazzi. Dove cazzo è Sam? Sono veramente senza parole. Quelle cariche hanno funzionato. Mi sa che qui sta per venire giù tutto. Quello è Salim. È ancora vivo. Ma perché è rimasto indietro? Era insieme a voi. Salim, rispondi. Ci sei? Sono circondato. No, dai, no. Pure Salim, no, Vampiri. Vampiri ovunque. È un uomo morto. Sì, andiamo. Vabbè, dai. No! Quell'uomo non è uno di noi. Chi se ne frega? Ci ha aiutato! Non si abbandona nessuno! Vado. Salim è uno di noi ora. I Marine non lasciano i compagni. Mi senti, Salim? Dovessi morire qui. Io e mio figlio, che ho fatto il possibile. No, pure tu. Salim, no, regà, vi prego, no. Ma perché? Perché sta a finire così a merda? Ma perché? Sparagli, cazzarola! Vai, infilzalo! Vai, Salim! Molla! Muori! Volete unirvi alla festa? Via, ragazzi, via! Ok, sta cosa è uno spettacolo, ragazzi, che ci passano da uno all'altro. È spettacolare. Adoro. Madonna, Salim! Una potenza st'uomo, cazzo! Che diavolo, avresti potuto colpirmi! Già. Non è successo, no? Andiamo via da qui. Ci siamo! Via! Di eroe. Lo è. Ragazzi, è stata una cosa fuori di testa. Quei bastardi c'erano addosso. Ma io e Salim abbiamo sfondato in mezzo come se fossimo il Super Bowl. Ascoltate, non siamo fuori pericolo. Ma voi, ragazzi, cazzo, siete i migliori. Anzi, no, il meglio del meglio. E torneremo a casa. Mi spiace troppo per Nick, raga. Urrà? Urrà! Mi aspetterei a cantare troppo presto vittoria, ma mi dispiace per Nick, raga, da morire veramente. C'è una gamba sola. Che c'è? Coraggio, andiamo insieme. Che c'è? Perché si è fermato? Ah! Oddio, no! Clarice, oh cazzo, lo sapevo che l'avremmo rivista prima della fine. Clarice,
No, no, no! No, raga, no, 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 altri morti no! Altri morti no, basta! Cioè, raga. Cazzo, mollalo! E vattene a fanculo! Merda! Non avrei dovuto lasciarla andare. Non dovevo portarla qui. Direi di muoversi, ragazzi. Muovetevi! Scommetto che ce la ritroviamo. Io spero davvero non ce la ritroveremo di nuovo tra i piedi, cazzo. Minchia, regà, ne stanno a succedere una dopo l'altra, eh. Minchia, non ti dà un attimo di respiro. Piano. Cioè, regà, qui è pericolosissimo. Cioè, te casca un masso in testa. Usciremo da lì. Come? Come? Io sono l'uomo ragno. C'era luce del sole, madò. Sembra veramente un miraggio, cazzo. Bellissima st'immagine che stavano su una mano. Cioè, come se fosse veramente un tipo, non lo so, un segno di speranza o roba del genere. Spettacolo. Oddio, sono fuori. Oddio, non mi sembra vero, raga. Mi sembra di stare cominciando a respirare pure io. Non ve lo so spiegare. Sono fuori, sono fuori. Non sono tutti, però. Come diavolo ce l'abbiamo fatta? Tutti interi? Siamo vivi. Siamo vivi, cazzo. Dropkick a Coyote 2. Prova radio. Passo. Qui Coyote 2, ti ricevo. Soccorsi in azione. Arrivo previsto 5 ore. Attendere. Passo. Ne siamo usciti vivi. Ce l'abbiamo fatta. Non ero più abituata a questa luce. Oh, fa strano pure a me. Quei pastori saranno ancora qui intorno? Avranno una birra? Devo tornare da mio figlio. Sarà preoccupato per me. Oddio. Oddio. No. Di nuovo. No, dai, no, non, no. Ci sto credendo! Ah, non ci credo! Ancora, dai! Barrichiamoci all'interno! Non ci credo, regà! L'eclissi ovviamente mi permette di uscire, porca vacca! Giusto oggi! Quanto tempo durerà questa eclisse? 6 minuti massimo! Dobbiamo resistere! È troppo tempo! Non posso accelerare la luna! Stanno sfondando! No, dai, no, 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 no!
sentito, non so perché. Via! Merda, pochi colpi! Oddio, no, regà! Merda, ultimi colpi! Qualche altra idea brillante? Dimmi che c'è quello che penso. Cos'è? Tutto qui! Cazzo! E le munizioni! Accesi, li allontaneranno. Non lo so se farà lo stesso modo. È stato bello conoscervi. No, no. Devo rivedere mio figlio. Un souvenir. Salim, aspetta. Buona fortuna. Fa gli auguri a Zain da parte mia. Grazie, Jason. Addio, amico. Beh, ci va a piedi a casa.
Eccoli, qua. Eccoli. Squadra d'assalto. Che visione meravigliosa. Finalmente. In libertà vissero i vivi e caddero i caduti. Niente male. Hai guidato alcuni dei tuoi protetti alla luce, mentre altri hanno ceduto alle tenebre. Purtroppo sì. La sopravvivenza esige spesso un costo. Un costo che altri, a volte, devono pagare. Attenderò con ansia il tuo ritorno. Forse sceglierò una storia un po' più familiare. Ok, quindi ce ne sarà un altro. Dove passare una buona notte di sonno. Ma sappi che ovunque sarà, non riuscirai ad andartene facilmente. Bene, anche stavolta è stato facile, eh? A presto, dunque. Conosci l'uscita? Salve. Arrivederci, curatore, è sempre un piacere, grazie, grazie davvero di cuore anche per questa nuova avventura, questa nuova storia. E wow, ci sarà penso un trailer, come mi era stato detto da qualcuno di voi. Ok. Sei in ritardo e sembri un zombie. Io sono appena sceso da un aereo, e tu? Il volo? Film di merda, cibo di merda, posti stretti. Ti hanno messo in fondo? Vicino accesso. Ottimo. Il caffè era ok. È in muffin delizioso. Letto il briefing. In volo. Che dice il team di analisi? Le groupe d'enquête a subi de lourdes pertes, mais c'est pas le désastre total. On en a juste ramassé quelques-uns au râteau. Poveracci. E l'entità? Mai visto nulla di simile. Kolchek Jason, primo tenente, marine di ricognizione. Il meglio del meglio. O così dicevano. Cazzo! Quante volte dovrò ripetere sempre la stessa storia? Capisco, ma il comando deve chiarire alcune irregolarità. Quali? Non c'era niente di regolare! L'alleanza con un nemico, per ecco esempio. Qua, cioè... Voi non c'eravate, ma, cazzo! Ma state fuori! Voi i vostri ci massacravano! Non importava chi fosse, ci serviva qualsiasi aiuto! Sono tornato in quell'inferno per salvare Salim! Quell'uomo valeva 5 di voi stronzi! Semper fi, cazzo! Il sergente Kay? Nicky non ce l'ha fatta. Quindi hanno collaborato con un soldato iracheno? Sì, una guardia repubblicana. Deve aver fatto colpo se Kolchek è tornato a salvarlo. Voglio proprio conoscerlo. Niente da vedere, è sparito. In che senso? Se n'è andato prima dell'arrivo dei soccorsi. Ora sarà oltre confine. Astuto figlio di puttana. Che vi aspettava ecco a voi? Ecco perché Kolchek se l'è fatto amico. Il team di analisi sta raccogliendo campioni in loco. È un macello là sotto. E la dinamite?
Non si sa come l'abbiano trovata. Era già lì, magari. Peccato. Una testimonianza preziosa. Questa storia ricorda Winterfold. Qui abbiamo il colonnello King, il genio del gruppo. Ha scoperto più di quanto sperasse. Quel che sappiamo sulla biologia non ha più senso. Questi esseri sono evoluti, sono più forti di noi, più intelligenti di noi. Se volete fare chiarezza, dovete prendermi sul serio! Nessuno di noi mette in dubbio la gravità della situazione. Diverse persone sono morte. Io sono sopravvissuto. E farò di tutto perché quegli esseri rimangano sepolti in quel buco infernale. Sì, aspetta e spero. Parliamo di Kelos. Beh, mi credi ora? Lui è Miller. Ti dovrà interrogare. Interrogare? Forse non avete ben chiare le priorità. Quelle creature sono ancora là sotto. Cosa pensate di fare? Avremo tutto il tempo per discuterne. Per ora ti consiglio di ringraziare il cielo per esserne uscita viva. È un vero miracolo che tu sia sopravvissuta là sotto. Sì. Ho imparato a contare solo su me stessa e sulle mie forze. Torniamo subito. Confermato per domenica? Jenner cucinerà cinese, confermatissimo. Non mi abituerò mai a questo lavoro. E perché dovresti? Almeno questo era circoscritto. Una piccola fortuna. Allora, che cosa ne pensi? Non ha importanza. Ciò che conta è controllare il flusso delle informazioni. Per il mondo là fuori, qui non è successo nulla. Ovviamente. Beh, allora ragazzi, siamo riusciti oggi a finire House of Ashes. Io sono contentissima di questo. E che dire, allora, tutto quello che è successo sul finale secondo me è stato fatto e pensato molto bene. Ma sapete che di solito faccio una piccola valutazione del gioco in sé. Il gioco mi è piaciuto. Sinceramente l'ambientazione non è male, ragazzi, cioè, per carità. Allora, tutta la storia in sé non è male, però allora, di solito a me già l'ambiente simil militare eccetera eccetera non mi entusiasma tantissimo, quindi il fatto che questa fosse un'operazione militare all'inizio perlomeno mi ha un pochettino annoiato, diciamo così. Poi ovviamente una volta all'interno del tempio e quindi sottoterra, le cose hanno cominciato a prendere una piega totalmente diversa. Ok, hanno dato una spiegazione per quanto riguarda le creature, quindi ci hanno spiegato che fondamentalmente, ragazzi, queste erano creature aliene, come avevamo già immaginato comunque dall'architettura del posto in cui ci siamo ritrovati alla fine, e che sono quindi praticamente arrivate sulla Terra e poi si sono installate qui praticamente. Una cosa che mi ha incuriosito è che hanno detto che inizialmente queste creature sembravano essere creature pacifiche, creature buone, diciamo così, che comunque comunicavano tra l'altro anche attraverso la musica, quindi comunque creature, ragazzi, intelligenti ed emotivamente intelligenti, che però poi hanno subito un cambiamento, qualcosa le ha cambiate e le ha rese malvagie. Ecco, questo non ci hanno spiegato, quindi non ce ne hanno spiegato il motivo effettivamente. Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? What the fuck? Oddio! Oddio! Ho
Ok, questo sembra essere davvero interessante, porca miseria. Questo sembra essere davvero molto interessante. Quindi, ritornando a noi, House of Ashes, sì ragazzi, mi è piaciuto. Ha dei momenti che secondo me lo rendono un pochettino magari più coinvolgente forse degli altri due, però penso che attualmente comunque il mio preferito continui a restare Little Hope. Ovviamente anche questo gioco ha delle piccole pecche, come per esempio, come al solito, magari quei dialoghi a volte buttati un pochettino lì, anche se devo dire hanno cercato forse di migliorare un pochettino questo aspetto qua. Bella la caratterizzazione dei personaggi. Io non so quale sia stato il vostro personaggio preferito, il mio sicuramente sarà Salim. Penso che comunque per la maggior parte di noi sia stato Salim, perché comunque è un bel personaggio, è l'unico che veramente, come ho detto prima, in certe occasioni ha dimostrato di saper usare la testa e di essere un pochettino più intelligente e meno emotivo degli altri in certi momenti, quindi lui è stato il mio personaggio preferito. Però vi ripeto, mi è piaciuto ma non mi ha entusiasmato a livelli stellari. Ecco, la parte sul finale ragazzi mi è piaciuta veramente tantissimo, insomma tutta la parte finale, quando anche loro alla fine escono, ti danno quell'illusione di speranza, finalmente è finito tutto, e poi ti fanno ricadere nelle tenebre. Quindi l'hanno pensato veramente bene. Anche la questione di mettere tipo ragazzi quick time event a trabocchetto è stata una trovata geniale, perché poi ti fanno sentire uno stronzo praticamente se fai qualcosa che non volevi fare, e quindi ti permettono magari poi di prestare un pochettino più attenzione magari alle azioni che si compiono. Quindi anche questo aspetto l'ho trovato estremamente interessante. Scelte, come vi ho detto durante la serie, a volte veramente spinose, veramente difficili da fare, non sai mai se davvero stai facendo la cosa giusta o la cosa sbagliata, e quel dubbio che sempre ti rimane secondo me fa sì che questo ragazzi sia un gioco a scelte pensato veramente bene. Bello grafico, ci sono stati dei miglioramenti, io purtroppo a volte ragazzi col computer ho avuto qualche problemino, ma per il resto veramente bello, secondo me belli giochi di luce, specialmente stando comunque al buio eccetera eccetera, belle le ambientazioni, specialmente appunto la tana finale ragazzi di sti cazzo di alieni barra vampiri. Dal punto di vista sonoro valido, bello bello bello, mi sono piaciute le musiche anche durante i momenti così più concitati, bello ragazzi. Giocabilità assolutamente rigiocabile ovviamente, perché ci stanno più e più scelte da poter fare e magari finali diversi da poter vedere, quindi io direi che gli do un 8 ragazzi, gli do un 8, ma perché a mio gusto personale appunto ragazzi non mi è entusiasmato proprio a livelli stellari la storia di per sé in generale, insomma l'origine di ste creature che poi alla fine si è rivelata essere una cosa che più o meno avevamo già immaginato. Quindi a gusto personale la storia, ecco, principalmente, che non mi ha tanto entusiasmato, però mi sento davvero di dargli un 8. Per quanto riguarda questo trailer finale ragazzi, mamma mia, sembra essere una cosa stra interessante, veramente stra interessante. Questo sì che davvero non vedo l'ora che esca. Quando avevo guardato il trailer di House of Ashes non mi aveva entusiasmato così tanto, sta roba sembra essere davvero super interessante. Ovviamente ragazzi aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Io ringrazio tutti quanti voi per aver guardato questa serie e averla vissuta insieme a me. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.